L'ente culturale Scola Cantorum San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti di San Lorenzello partecipa a questo progetto di cui è capofila il CESVOLAB in qualità di partner ma come organizzatore e collaboratore principale di questa istituzione. Noi con il CESVOLAB collaboriamo da sempre e abbiamo accolto subito con piacere l'invito a partecipare appunto nella realizzazione di questo bellissimo progetto che vede la valorizzazione dell'artigianato tipico nostro, qual è la ceramica, e soprattutto valorizza anche i nostri borghi attraverso una rete, quella che si è creata tra questi due comuni che hanno partecipato insieme a noi, quindi San Lorenzello e Limatola. Limatola è un paese bello, ricco di tradizioni, abbiamo tanto da raccontare. È un paese che riesce a far conciliare l'agricoltura con l'industria. E abbiamo un grande centro storico, antico, che ha una storia e che, insomma, ogni anno a Natale fa arrivare qui, nella nostra comunità, migliaia e migliaia di visitatori. È un paese che sa essere comunità. C'è stata una grande sinergia tra il comune di Limatola, il comune di San Lorenzello, il CESVOLAB e la Scuola Cantorum. Abbiamo messo insieme le istituzioni con le associazioni. Questo ha fatto sì che venisse premiato un nostro progetto sull'arte presepiale. Sarà installato nella nostra comunità e nella comunità di San Lorenzello un presepe fatto di ceramica. Sono opere d'arte gemelle fatte dai maestri ceramisti che sigilleranno un patto di amicizia ancora più forte tra le due comunità. San Lorenzello è un piccolo borgo che da un punto di vista topografico ha un grosso patrimonio perché sorge agli argini di un torrente e nel pentio del Monte Erbano, quindi ha un patrimonio naturalistico immenso che unito a patrimonio artistico che ha sempre caratterizzato l'attività di questo territorio fa sì che si inserisce, si coniuga bene con quelle che possono essere e sono le iniziative di promozione del territorio. Infatti ben è venuta questa iniziativa dove abbiamo creato quel giusto sinergismo tra le istituzioni e le organizzazioni non profit. Abbiamo colto con piacere questa occasione per celebrare anche la famiglia, perché il presepe nella
sua caratteristica celebra la famiglia. È un momento così difficile in cui il Covid sta penalizzando la famiglia. Benvenuto questa iniziativa, io ringrazio tutti quanti, perché promuovere tramite la ceramica la famiglia, quindi il presepe, è un valore che non dobbiamo disperdere. Tra le attività dell'ente c'è un concorso dedicato ai presepi. Il concorso è arrivato alla 21ª edizione. Causa Covid però il concorso è attualmente un contest fotografico. Il CESVOLAB si occuperà della premiazione del concorso di quest'anno attraverso gli attestati che verranno consegnati e i premi che verranno dati al primo classificato per la categoria presepi e al primo classificato per la categoria alberi. L'iniziativa rappresenta una peculiarità in quella che è la nostra esperienza sul territorio, perché per la prima volta noi abbiamo avuto l'invito da parte degli stessi enti pubblici affinché si potesse coprogettare e cogliere questa opportunità di valorizzazione dei territori con la collaborazione e l'impegno attivo del terzo settore coordinato dal Centro Servizi per il Volontariato. Sono stati raggiunti in questo caso due obiettivi a seguito di quello che è il nostro intervento, la nostra presenza, che è quello del riconoscimento del Centro Servizi per il Volontariato nella sua funzione sociale di supporto e soprattutto di facilitazione dei rapporti tra gli enti pubblici e tutto il mondo del terzo settore.